Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo lo scorso video nel quale vi ho parlato di come funzionava quest'anno la nuova Weekend League con annessi premi, ho raccolto un po' quello che è stato il vostro plebiscito, perché mi avete fatto tutti quanti la stessa richiesta, ossia di parlare delle nuovissime Division Rivals. Division Rivals che tra l'altro oggi avrete sicuramente riscattato i suoi premi, quindi magari qualcosina in più avete capito o avete intuito. Però se dovesse essere rimasto qualcosa di oscuro, questo video serve per chiarire per bene la situazione. Detto ciò, senza perderci troppo in chiacchiere, devi passare subito sulla schermata di gioco in maniera tale che andiamo a mettere tutti quanti i vari tasselli in ordine, senza fare confusione. Eccoci qua dunque, in quella che è la schermata delle Division Rivals di quest'anno. Innanzitutto c'è da dire una cosa molto importante, che non si parte più tramite quelle che sono le partite di piazzamento. Cosa vuol dire? Che andremo semplicemente tutti quanti a partire dalla divisione 10. Non ci sono più quelle 5 partite iniziali che in base al risultato ci daranno l'accesso direttamente alla quarta, alla terza divisione, ma dovremo fare tutti quanti la scalata partendo dallo stesso punto, ossia il punto più basso, che è la divisione 10. Come si va a scalare all'interno delle Rivals? Adesso mettetevi comodi, perché magari qualcuno potrebbe iniziare ad avere delle perplessità, però cerco di spiegarlo in maniera chiara, perché alla fine, una volta capito il meccanismo, è molto semplice. Noi partiremo tutti quanti dove c'è quel simbolo 10, che è il punto di partenza. Vedete che tra il 10 e quel 2 c'è praticamente un segmento, uno slot da riempire. Come si va a riempire quello slot per avanzare? Quello slot si va a riempire attraverso la vittoria. Quindi la vittoria ci permette di poter avanzare in questo cammino, un po' come se stesse giocando a Monopoli. Immaginate di lanciare il dado, se esce 2 andate avanti di 2 caselle, qui la vittoria vi fa avanzare di una casella. Poi in particolar modo, quel particolare punto delle Rivals si chiama Checkpoint. Vedete che c'è una bandierina azzurra? E cosa vuol dire questo? Che arrivati lì non si può più tornare indietro. Perché infatti i risultati negativi, in particolare le sconfitte, vi fanno retrocedere di una casella, mentre il pari ha un esito negativo, ma che vedremo più avanti, mentre invece lascia invariata quella che è la vostra posizione all'interno di questo serpentone delle varie divisioni. Quindi fondamentale, una volta messo il punto checkpoint non si torna più indietro. Quindi questo risponde anche a un'altra domanda che magari voi potete pensare di fare, ossia: quindi una volta che io raggiungo ad esempio la divisione 2 non posso più retrocedere? No, perché ogni punto appunto non vi permette di poter tornare indietro. Detto questo, andando invece un pochino più avanti, ad esempio in quella che è la divisione 3, ok, ipotizziamo di trovarci in questo scenario. Terzo checkpoint, perché vedete sono numerati i checkpoint della divisione 3. Vedete che tra il checkpoint numero 3 e il checkpoint numero 2, in questo caso ci sono 3 segmenti, quindi noi abbiamo bisogno di 3 vittorie per poter avanzare. Cosa succede? Se ci stacchiamo di una sola casella o se ci stacchiamo di 2 caselle, vedete che quei piccoli segmenti lì non hanno la bandiera. Quindi nel momento in cui noi andiamo a perdere una o due partite di fila, ritorniamo praticamente a quello che è il punto di partenza della divisione 3. Questo così via ogni volta che raggiungiamo un checkpoint. Anche dal 2, prima che arriviamo all'1, addirittura ci sono bisogno di 4 vittorie. E in quel caso, qualora andassimo a fare una sconfitta, retrocederemo verso il checkpoint precedente, il numero 2. Vi parlavo del pareggio come un risultato negativo. Perché il pari è un risultato negativo? Visto che comunque sono tante partite che uno dovrebbe andare a fare, si sono inventati questa cosa che si chiama il moltiplicatore. Il moltiplicatore che cos'è? Non è altro che un boost che nel momento in cui voi andate a raggiungere 3 vittorie di fila si attiva. E che cosa fa? Dopo quella terza vittoria si andrà praticamente a raddoppiare il valore delle vostre vittorie. Quindi ogni win varrà doppio, avanzerete di 2 caselle sulla scacchiera delle Rivals. Il pareggio però che cosa fa? Non vi fa tornare indietro, però vi toglie il moltiplicatore. Quindi una volta che voi siete in serie positiva con il moltiplicatore, l'unico risultato positivo per mantenerla viva è la vittoria. Altrimenti lo perderete e rinizierete nuovamente ad aumentare di 1, oppure in quel caso retrocederete nel momento in cui non eravate su un checkpoint e quindi si attiverà il malus della sconfitta. Quindi questo per quanto riguarda quello che è il discorso relativo all'avanzamento delle divisioni, quindi proprio per la scalata vera e propria. Adesso c'è un altro capitolo che so che vi ha causato alcuni dubbi sicuramente, che è il capitolo premi, perché qua noi abbiamo questa schermata e c'è scritto stagione 1 progressi 80-90
E poi ci sono questo aggiornamento premi qui con quel pallino di 7 su 7 vittorie. Come funziona? Allora, partiamo innanzitutto da quelli che sono i premi settimanali, ok? Quindi sono i premi ai quali siamo noi abituati da FIFA 20, da FIFA 21, eccetera. Quindi ci permettono di poter ricevere quest'anno, a differenza di quanto accadeva l'anno scorso, che infatti vedevamo noi i premi di quella che era la divisione nella quale avevamo iniziato la settimana. Stavolta andremo a ricevere quelli che sono i premi della divisione nella quale ci troviamo nel momento in cui i premi vengono dati. Quindi il giovedì mattina alle 10 più o meno, quando vengono dati i premi, si andrà a ricevere il checkpoint corrispondente della divisione. Quindi io ad esempio mi trovo adesso in divisione 2 al checkpoint numero 3, schiaccio quadrato e questi sono i premi che posso andare a scegliere. Ad esempio un pacchetto da 100, un Zincorari, 600 punti qualificazione ai playoff della VL, recuperate il video sulla VL se non ricordate l'argomento, e 10.000 crediti. Abbiamo poi l'opzione numero 2 con i pacchi non scambiabili. E in questo caso possiamo scegliere anche tra quella che è l'opzione numero 3 con ulteriori pacchi non scambiabili ma solo 5.000 crediti. Quindi questo per quanto riguarda i premi settimanali classici. L'ultima cosa che c'è da dire è, vedete quel pallino che dice 7 su 7 vittorie. Appunto, quelle sono delle vittorie che ci permettono di poter andare ad aggiungere, ok, un qualcosa in più. Perché nel momento in cui noi ci troviamo sul checkpoint 3, se raggiungiamo le vittorie andiamo ad ottenere quel riferimento lì. Altrimenti, per un motivo o un altro che non ci ha permesso di ricevere quel 7 su 7, andremo a prendere un premio lievemente più inferiore. Quindi una sorta di boost, ok, su quello che è il premio settimanale. Fondamentali invece sono poi i premi stagionali, che sono una novità. Se ricorderete, fino a FIFA 18 c'erano i premi mensili della Weekend League. Cosa vuol dire? Che a fine mese ci davano una collezione di IF in base a quelli che erano i piazzamenti che avevamo fatto durante la VL quel determinato mese. Più o meno è la stessa cosa, infatti vedete che i premi stagionali c'è scritto terminano tra 42 giorni e 15 ore, quindi ci verranno consegnati al termine della season, quando praticamente scade il pass, c'è il nuovo pass, daranno questi premi. E come si ottengono questi premi? Non tramite le vittorie, ma tramite le partite giocate. Infatti vedete che io al momento sono al premio traguardo numero 2 e sono vicino a quello che è il premio traguardo numero 3, perché ho fatto 80 su 90 partite richieste per quello che è il traguardo 3. Ovviamente anche qui più andiamo avanti, più si vanno ad acquisire quelli che sono premi buoni per appunto il premio stagionale. Anche in questo caso, se noi andiamo a schiacciare quadrato, è possibile andare a vedere per l'appunto quelli che sono i premi che ci portiamo a casa. Ad esempio divisione 1 traguardo 3 ci dà la possibilità di raggiungere due pacchetti giocatori maxi non scambiabili, un giocatore vero premium non scambiabile. Però sono premi che prima della fine della season questi qua non possiamo ottenere, e sono collegati anche questi in base a quella che è la stagione di riferimento. Perché fino a quando non superiamo la stagione, ad esempio siamo in stagione 5 ma abbiamo fatto 90 partite, comunque se siamo ancora bloccati lì non abbiamo diritto a quello che è il bonus della divisione 4, ovviamente. Però anche se siamo ad esempio qui, il mio caso, in divisione 2 e faccio in divisione 2 90 partite senza vincerle tutte, posso prendere il traguardo corrispondente. Però da tenere bene a mente quindi che questi premi qui prima della fine della season non li vedremo, mentre quelli di riferimento sono questi qui, quelli dei progressi della divisione, che sono i premi assolutamente settimanali ai quali siamo abituati e che ci verranno dati ogni giovedì mattina, se non erro, alle 10. Quindi raga, spero di essere stato abbastanza chiaro con questo video delle Rivals. Fatemi sapere nei commenti voi che ne pensate di questo nuovo sistema. Onestamente io vi dico che si sta facendo una fatica immane a scalare per arrivare in quelle alte, perché veramente a partire già dalla 3 le ultime partite sono tutte quante un pro versus pro. Quindi sulla piattaforma viola la mattina mi state vedendo praticamente perdere il cranio, e arrivare in seconda è stato già veramente molto molto difficile. Quindi nulla raga, vi ricordo in descrizione link sulla piattaforma viola per le live giornaliere, tutti i partner, Instant Gaming per FIFA Points scontatissimi. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata ragazzi. Un saluto dal vostro Liberoschi, ciao ciao.